Risolvere un problema alla volta senza illudere nessuno di poter fare tutto e subito, innescando un processo che abbia come obiettivo non la soluzione definitiva, ma un cambiamento quotidiano. È questo uno dei punti più importanti che caratterizza il nuovo progetto Popolari in Rete. A chiarirlo ieri è stato Giuseppe De Mita, ex vicepresidente della Regione Campania, tra i relatori dell'evento organizzato in un noto hotel dell'Ametino. Qui la prospettiva, qual è la parola di verità? Le posizioni demagogiche ci hanno illuso che le soluzioni fossero a portata di mano. Poi, quando sono arrivati al governo, si sono scontrati con la realtà e non avendo più categorie per leggere la realtà, sono caduti in una forma prosaica di gestione del potere. I 5 Stelle, che erano il rinnovamento della politica, hanno fatto l'alleanza con tutti, cosa che non era mai accaduta. Quindi questo vuol dire che occorre una serie di categorie di valori per leggere, diciamo, la vita quotidiana. Sul posizionamento in vista delle prossime regionali, i popolari sottolineano la necessità di prestare attenzione ai contenuti. Credo che Roberto sia una persona di grande equilibrio. Lo ha dimostrato, davvero ci conosciamo, è un popolare. Poi adesso i popolari stanno da una parte, dall'altra, non... quindi la questione sarà comprendere più qual è l'orizzonte politico di prospettiva. Un progetto ambizioso, popolare appunto, ma non populista e che si pone l'obiettivo di offrire nuovi spunti di riflessione sociale e politica in un contesto attuale, confuso e ricco di contraddizioni. Presente all'iniziativa di Lamezia Terme anche Mario Mauro, già ministro della Difesa e vicepresidente del Parlamento europeo. Guardiamo le elezioni regionali con un occhio particolare, cioè andiamo a cercare novità vere, andiamo a vedere come stanno realmente le cose. E vediamo se qualcuno, oltre alla propaganda, può esibire anche qualcosa di concreto da mettere a disposizione di una generazione. Questo sarà il modo con cui noi parteciperemo.